con Raffaele, no, per gli amici Pilato, mister del Badolato. Siamo qui a fine gara dopo un 4-1 che avete rifilato allo Scandale. Come è andata la gara? Beh, il risultato potrebbe indurre in errore. Non, è stata una partita equilibratissima, soprattutto nella prima parte di gara, quando noi abbiamo chiuso con il vantaggio di 1-0. Ha avuto diverse occasioni anche lo Scandale per riportarsi sul pareggio. Un'ottima squadra che ha sicuramente fatto vedere il valore fin qui del campionato. Veniva Badolato da imbattuta con 7 punti, noi non avevamo ancora vinto una gara. Credo che è prevalsa alla fine la voglia dei ragazzi di divenire alla prima vittoria di questo campionato, anche se ad onore del vero credo che sia meritata la vittoria, anche se, ripeto, il risultato non deve indurre in inganno, perché credo che comunque le due squadre sono due buone squadre che alla fine diranno loro in questo campionato. Dica la verità, l'aveva studiata la tattica contro l'US Scandale? Devo essere proprio sincero, sì, l'avevamo studiata. Avevo detto ai ragazzi negli spogliatoi quali erano i punti di forza, i punti deboli di questa squadra, per quello che avevo potuto sapere. Alla fine il risultato giusta la nostra analisi, però ripeto, credo che la voglia di arrivare alla prima vittoria abbia prevalso su uno Scandale che magari si sentiva sazia di aver fatto 3 partite senza nessuna sconfitta. Però credo che merito lo Scandale, perché è un'ottima squadra, secondo me la vedremo fino alla fine in testa a un gruppo di squadre di questo campionato. Forse via lo Scandale vi ha un po' sottovalutati? Credo che siamo stati noi ad affrontare con paura questa squadra, con timore quantomeno reverenziale per la posizione in classifica. Noi, ripeto, avevamo un punto in classifica, poi dovevamo andare ad affrontare il Mineri King la prossima domenica, quindi noi abbiamo messo tutta la nostra volontà per arrivare al risultato positivo. Ripeto, non deve indurre in errore il risultato, non deve indurre in errore la sorte di ammonizioni che ha decretato l'arbitro, perché è stata una partita correttissima, credo, come avete potuto vedere, di due ottime squadre che alla fine ha prevalso il gioco, e questo mi fa enormemente piacere. L'ultima domanda, visto che è attesa anche da un'altra TV, per la prossima partita appunto con Mineri King, come ha detto lei, cosa prevede? Andiamo ad affrontare una squadra fortissima. Mi diceva qualcuno dello Scandale, che era in contatto, non lo so, con qualche radio, che stava vincendo a Botricello il primo tempo, quindi sappiamo il valore di questa squadra, andiamo là. Certo, noi conosciamo il nostro, non temiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno, nel senso che noi andiamo là a fare la nostra partita come abbiamo fatto domenica scorsa a San Giovanni Fiore, come abbiamo fatto oggi con lo Scandale. L'importante è sempre che prevalga lo sport, e credo che così come è stato oggi, come è stato domenica scorsa a San Giovanni Fiore, sarà anche domenica a Catanzaro. In bocca al lupo. Crevi il lupo, grazie.